Un bilancio positivo dopo i primi 2 mesi di stagione balneare a Colonia Spiaggia, dove le presenze sono tornate ad essere come nel periodo pre-Covid. Giugno e luglio hanno fatto registrare numeri in crescita anche rispetto all'anno passato, con la problematica anche delle condizioni meteo nel mese di giugno. Grande attesa ora per agosto, soprattutto nelle 2 settimane centrali, mentre a fine stagione estiva dovrebbero iniziare i lavori di ripascimento nella zona nord del litorale. Sì, sicuramente adesso stiamo tornando un po' alla normalità, alla situazione pre-Covid. C'è da dire che il tempo nel mese di giugno non ci ha aiutato, però adesso stiamo lavorando molto bene. Qui dalle nostre parti il turismo è un turismo molto particolare, perché è un turismo di famiglie stanziali, quindi hanno riconfermato quasi tutte le famiglie, sono tornate, quindi stiamo lavorando come la situazione pre-Covid praticamente. Ecco, siete in attesa però del boom di agosto? Sì, poi ci saranno quelle 2 settimane di pienone e poi incomincia un po' a scemare, diciamo, andiamo verso la fine della stagione sperando che il tempo ci aiuti e continuano le giornate belle come quella odierna. Ovviamente è ricordato come sia un po' diverso anche da Roseto degli Abruzzi, dalla zona nord più che altro di Roseto degli Abruzzi, il turismo a Colonia Spiaggia, con famiglie però che ancora prediligono venire qui a Colonia. Sì, questo è sempre stato un posto per le famiglie, c'è da dire che poi sono a disposizione anche delle aree dove ci sono dei parcheggi non a pagamento, quindi anche le persone delle zone limitrofe che vengono qui abitualmente ad usufruire delle nostre spiagge, sia libere che attrezzate, e quindi, diciamo, ripeto, come detto prima, la situazione pre-Covid praticamente siamo tornati un po' a quelle situazioni, a quei numeri che si facevano prima della pandemia.